infatti in questa video recensione vorrei vedere insieme a voi l'applicazione Reckless Getaway. La trama del gioco è che voi siete dei guidatori di un'auto che trasporta un gruppo di banditi che ha appena rapinato una banca. Questo in poche parole il gioco. Allora, non si utilizza l'accelerometro interno, bensì ci saranno due frecce a destra e a sinistra per pilotare la vostra auto. Una piccola immagine qui ci mostra più o meno quella che sarà l'animazione durante tutto il gioco. Andiamo a vedere prima le animazioni che passano dall'audio. Volume audio, volume musica, controlli. E se utilizzare la guida tilt, vale a dire che se la macchina va a sinistra, anche l'angolazione del gioco va a sinistra. Insomma, io l'ho disabilitata perché comunque preferisco avere lo schermo sempre fermo, pilotare con le due frecce e la macchina comunque. La visione dell'applicazione non cambia. Insomma, torniamo indietro, andiamo a vedere aiuto. Aiuto presenta due voci, anzi di più, che presenta anche le funzioni speciali che si vanno a raccogliere quando durante il tragitto andiamo a toccare delle icone che hanno un punto di domanda. E a seconda sono una di queste funzioni: acceleratore, salta, power che rimbalza tutti gli avversari che in quel momento ci stanno addosso, come per esempio la polizia, eccetera, eccetera. Credits, in poche parole, mostra tutti gli autori che hanno collaborato a creare l'applicazione. Lingue, per fortuna, c'è anche l'italiano. Possibilità dallo sviluppatore su Twitter, stessa cosa per Facebook e per il canale di YouTube. Ovviamente, riguardo il canale YouTube, fate sempre attenzione al vostro monte dati. Andiamo, iniziamo il gioco, facciamo un esempio. Allora, primo pacchetto di livelli e ogni livello ha un suo numero di stelle, secondo pacchetto e a seguire ce ne saranno sicuramente altri. Allora, ok, vedete? In questo caso sono un camion, non sono una macchina. Ok, vedete la polizia. In questo caso un camion, un treno mi ha colpito e io sono stato sbalzato. Nonostante, vedete, io sono più potente perché sono più grosso e posso buttare fuori le macchine dalla carreggiata. Questo, per esempio, è il terzo livello. Nei primi due siete una macchina gialla. Vedete come l'applicazione è veramente reattiva? Certo, dipende anche dal vostro hardware. Comunque, come in alcuni casi vada anche in sterzata. Veramente. Adesso abbiamo preso il punto di domanda. Ricordate prima che abbiamo visto l'opzione punto di domanda e le tre. Ok, arriviamo fino al fondo al livello, dato che ci siamo. Super salto ed abbiamo concluso il livello. Questo alla fine ci dà un voto 2 stelle su 4, punteggio, record, gioca ancora, ripeti il livello oppure continua. Ma credo che possiamo essere contenti così. Abbiamo visto che in alto c'è il pulsante per la pausa che ci presenta quattro opzioni: riprendere e riavvia, opzioni che sicuramente, ecco, ci portava qui a sound e controls. Altresì, fermiamoci, usciamo oppure in qualsiasi momento l'audio comunque possiamo attivarlo anche dall'icona in alto a destra. Per Android.it la video recensione di Reckless Getaway.